C'era una volta, era la frase con la quale si iniziavano tutte le fiabe. C'era una volta, è la modalità della favolistica renziana per cercare di cambiare significato alle parole. Renzi continua a dire che il referendum è un referendum che riguarda il futuro di questo paese. Se vincesse il no, non ci sarebbe futuro. In realtà non spiega quale futuro lui intenda. Il futuro fatto di un presente continuo, dove gli anziani e le persone che non hanno la possibilità di invecchiare, sono destinate a rimanere sempre giovani, ad occupare un posto di lavoro fino a quando non muoiono o fino a quando non sono più in grado di resistere sui luoghi di lavoro e di non poter riuscire a godersi finalmente il goduto riposo della vecchiaia. Un futuro nel quale i giovani non possono avere un posto di lavoro, devono rimanere eternamente bambini, eternamente isolati, non si possono organizzare, dove il merito è un qualcosa di aureo utilizzato solo per fare propaganda e non appartiene mai a quella che è la realtà. Il vero merito dei giovani viene spesso umiliato dal fatto che in questa società di eterno presente gli uni contro gli altri è la parola d'ordine. Ognuno singolarmente si deve battere per cercare di affermare la propria personalità, la propria capacità, ma soprattutto la propria furbizia. Questo è il futuro che Renzi ha in mente. Lo stesso Renzi, che quando parla del referendum, dice che è un treno che non si può perdere, un treno che passa una volta ogni 20 anni. Non dice dove va questo treno, non dice chi guida questo treno, ma soprattutto cosa c'è su questo treno. Sappiamo benissimo che il suo obiettivo è quello di cambiare soprattutto l'articolo 1 della Costituzione, non più una repubblica democratica fondata sul lavoro, ma una repubblica liberista fondata sul libero mercato. Un futuro di questo genere non è un futuro che ci serve. Per questo noi crediamo che sia importante ricostruire quei momenti di solidarietà, quei momenti di socialità, quei momenti di appartenenza che permettono alle persone di riappropriarsi del proprio futuro, di essere loro alla guida del treno che riguarda il futuro e di poter continuare ad ambire ad un qualcosa che migliori le proprie condizioni di vita. Il 22 ottobre a Roma ci sarà una manifestazione importante contro il governo Renzi e soprattutto per ribadire queste ragioni del no, che non sono le ragioni propagandistiche che alcune forze politiche, che pure si sono schierate per il no, cercano di utilizzare semplicemente per farsi una campagna elettorale. Sono questioni di merito, quel merito esaltato solo quando fa comodo e solo per gli argomenti che fanno comodo dai comitati per il sì, e quel merito che invece viene sempre eluso tutte le volte che si tratta di parlare di persone. Noi diciamo basta con questi tecnicismi, diciamo ancora una volta prima le persone e ancora una volta diciamo che questo treno che Renzi sta guidando va fermato e lo si può fermare votando no il 4 di dicembre.